Mario Di Nolfi con noi, ciao Mario. Buonasera, buonasera ragazzi. Allora, come andiamo? Bene, in campagna elettorale a Torino oggi, con quattro mezzi blindati a proteggere la mia possibilità di parola. Addirittura, che è successo? Ma che la polizia per proteggere? Arrivo, solo perché sono arrivato. Ma dai, venti agenti. Ma chi è che ti minaccia? Non ho capito, chi è che ti minaccia? Non ho capito. Tu sai che insomma, non è, all'ultimo comizio hanno scritto uno striscione con Di Nolfi fascista, tu muori, punto esclamativo. Ma quello per quello che hai detto da noi sul fascismo quella volta? Là. No, non credo. Non lo so perché, ma lo hanno appeso alla... Pazzesco. Capisci che ormai si dà del fascista a chiunque. No, ma cioè, tu non muori, non fascista. Sì, ma è la cosa incredibile, che oggi ormai basta dire una cosa, ma basta dire che Mussolini ha fatto delle cose buone, come ha detto l'altra volta Di Nolfi, fascista, mori bastardo, figlio di puttana, sei fuori legge, eccetera, ma è una follia. Ed è noto che fascista non sono. Ma sì, ma sei stato pure candidato alle primarie, sei stato deputato del PD, candidato alle primarie del PD, ma di che stiamo parlando? Ma di quale fascismo stiamo parlando, ragazzi? C'è un fascismo immaginario, che è quello di cui parlano ogni tanto. Immaginario? Detto ma c'è un fascismo reale, di gente che vuole impedire agli altri di parlare. Questa è la realtà dei fatti, spesso impersonato da gente di sinistra o di estrema sinistra. Questa è la realtà. Quando la Boldrini dice che bisogna sciogliere le associazioni fasciste, facesse nomi e cognomi di chi bisogna sciogliere, e poi comunque non è compito suo, è compito del ministro degli interni sciogliere i movimenti. Che cazzo c'entra un candidato di un partito? Dai, su. Senti, la settimana scorsa, caro Mario, c'è stato ospite da noi un grande imprenditore di bordelli svizzeri, il quale ha detto: non vedo l'ora, una vergogna solo, non vedo l'ora che in Italia vengano istituiti bordelli, perché potrebbe essere un grande affare. Beh, ma insomma, perché dobbiamo lasciare inesplorato? Della Lega, e ha ragione, potrebbe essere un bellissimo business, però peccato che si fa sulla pelle delle donne, questa è una cosa, sulla dignità femminile. Tu sei mai stato in un bordello? Quindi il business se lo fa in Svizzera, e se vince la Lega, se vincono i candidati leghisti, avrà un appoggio politico, se noi entriamo in Parlamento avrà un'ostilità assolutamente preconcetta. Scusami, è un concetto magnaccia folle. Legalizzati sono, dei magnaccia legalizzati, che fanno delle fabbriche indegne di carne umana. Va detto che la politica che va per la maggiore, perché la Lega che corre per la premiership. No, io sono per le cooperative, di ragazzi. Senti, ma tu sei mai stato? Sì, vabbè, giù il microfono. Sei mai stato in un bordello? Ma mai nella vita, ovviamente. Non so neanche immaginarmelo, per la verità. Non riesco a capire. Il contrario ai suoi principi, c'ha ragione. Per esempio, i locali per gli scambisti li chiuderesti te? Ma sarebbero, secondo me, se viene consumata, come mi dicono, in quei locali droga a fiumi, forse è bene fare un'attività di ordine pubblico e chiuderli. Ma non è vero che viene consumata droga a fiumi nei locali per gli scambisti? Ma non è vero. Pare che in molti locali di quel genere venga consumata per perdere freni inibitori droga a fiumi. Ma non è vero, Mario. Non è vero. Allora, mi testimoniate che non è vero. Non li frequento, quindi mi saprei dire tu, ma io non ho capito. Ma dicono che ci sia questo tipo di solo perché sono, tu metti, ci sono dei locali dove si fa sesso, chiamiamoli per facilità locali per gli scambisti, che siano gay, non gay, non mi interessa. Secondo te questi locali qua, solo per il fatto che si consuma sesso promiscuo, vanno chiusi? Sono inutili, poi non so, strutturalmente saranno associazioni pubbliche, immagino che possano fare la loro attività come associazioni. Ripeto, se si configurano reati che vanno a pesare sulla condizione di un territorio, di un tessuto, secondo me vanno osservati sicuramente. Vabbè, quello sicuro, capire cosa ci succede dentro, e dopodiché, se tutto è alla luce del sole, tutto tranquillo, tutto presente nel documento, tutto, se uno scopa e basta, si scopa e basta. Sfruttamento della prostituzione, perché molto spesso è sfruttamento della prostituzione. Ma non c'è nulla. Se c'è qualcosa del genere, allora si chiudono. E secondo me, forse un po' di prostitute nei locali per scambisti ci sono. Ma scusa, a naso. Ma secondo te, adesso voglio dire, uno che va in questi locali, secondo te che personaggio è dal punto di vista umano? Chi frequenta questi posti? È un po' un pochino deprimente, no? Lo trovo un po' depressivo. L'idea di dover, vabbè, lascia perdere quello che cioè, secondo te è gente perversa, è gente malata, l'aggettivo depresso. Vabbè, la depressione invece è una cosa importante, certo. Insomma, se la sicura così, forse si diventa più depressi, guarda, da tempo a naso, perché non riesco a immaginarla, un comportamento del genere, non riesco veramente a immaginare. Perché non riesci? Ma c'è pieno di gente, di andare a caso nella dimensione più bella che c'è l'essere umano, che è la sessualità. A caso, cioè, anche lo sconosciuto è bello, fare sesso con uno sconosciuto, è mai capitato a te? Bello per te,
No, con uno sconosciuto proprio mai. Mai. È un peccato, Dio, è un peccato mortale. Grazie a Dio. È un peccato. Che peccati hai commesso? Avrai commesso dei peccati? Tanti, ho commesso, tipo, il più grave che hai commesso. Non me lo vengo a confessare. No, ma il primo peccato. Il peccato più grave che si può dire, di quelli che si possono dire, Mario. Ma tutti, ovviamente. Io sono un divorziato, quindi figuriamoci, per cui ho peccato davanti nella a tua società ideale il divorzio verrebbe tolto? Divorzio? Io sono un divorziato, quindi no, ma nella tua società... secondo me, guarda, dall'esperienza che ho fatto del divorzio, se non ci fosse stata la legge sul divorzio, il mio matrimonio probabilmente l'avrei pensato diversamente quando avevo 20 anni. Cioè, voglio dire, cioè, quindi, con una consapevolezza diversa, mi stai dicendo. Ha avuto una consapevolezza diversa. Cioè, secondo te bisogna togliere il divorzio? No, diciamo che se io ottenessi il 50% più uno dei voti alle prossime elezioni il 4 marzo, il divorzio lo cancellerei. Sì, penso che sia qualcosa di... Cioè, cancellare il divorzio essendoci passato dentro, quindi... Cioè, non è che devi cancellarlo. Chi vuole lo fa, chi vuole non lo fa. Se uno lui lo vuole eliminare. Oh, è un principio liberale. 50 però. Più 1% avendo sperimentato. Ma perché lo devi cancellare per tutti? Non ho capito, però. Credo che il divorzio sia un male per la società e quindi lo cancellerei. E l'adulterio va punito? Sempre secondo il tuo mondo ideale, l'adulterio. No, l'adulterio è adulterio. Se non siamo nella sharia, l'adulterio è un peccato, è un'altra cosa. Una cosa è un peccato, una cosa è un reato. Stiamo chiedendo di leggi. La legge sul divorzio la cancellerei, questo senso. Ovviamente cancellare anche la legge sulle unioni civili, i matrimoni gay e quant'altro. Ma questo è parte del nostro programma, il popolo della famiglia si presenta alle elezioni per cancellare questo. Il popolo della famiglia, bellissimo. Ma è una roba da Khomeini questa, cancellare la legge sul divorzio. Ma se vuole cancellare il divorzio, lascia cancellare il divorzio. Rispetto lui dice io non voglio il divorzio e quindi non lo pratichi, benissimo, ma lascia stare che altri milioni di italiani possano dire a questo istituto, scusa, il 50% più uno e dunque il popolo italiano, perché devi imporre una tua scelta etica religiosa? Vota di Nolfi, 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 ragazzi, sarebbe stupendo di Nolfi in Parlamento, io adorerei, cioè sarebbe stupendo, una posizione integralista, una posizione, ma ci manca solo di Nolfi, ci manca una posizione integralista, classica, tradizionale, ma per carità, tradizionale, ma per carità. Così ci vuole, ragazzi, ma c'è già, ci vuole, la dice, c'è già, per carità. Senti, dica fuori. Non c'è, purtroppo ma non c'è. Senti, Mario, stai dicendo, Mario, per un trans che allatta, è l'ultima cosa che viene fuori dall'America, no? Un trans che allatta. Perso adesso il trans che allatta? Sì, un trans che allatta, uno ha ottenuto la possibilità di allattare, che cazzo ne so, un esperimento, una cosa, non lo so, un trans che allatta. Sarà una femmina e... Ma tu il cambio di sesso, toglieresti i soldi dello Stato per fare il cambio di sesso? Assolutamente sì. Chi fa cambio di sesso solo paghi, dici te, no? Ma certamente. E anche l'aborto, ovviamente, tu lo vuoi eliminare, però adesso toglieresti i fondi pubblici. Io ringrazio Dio che esiste il 70% dei medici obiettori sulla legge 194, e questa è sempre una bellissima notizia. I medici italiani sono ancora tragici. Ma chi, secondo te, chi va a trans? Un uomo che va a trans, chi è? Che cos'è? In Iran deve andare, ma perché mi devi fare il tratto psicologico? Ritorna alla depressione, ovviamente. No, l'uomo che sperimenta il sesso, una scossa, che ne so, mi sembra qualcosa di insensato. Ripeto, ma tanta bella, cioè una donna, ma tua moglie, io ho una moglie molto bella. Sì, è vero, è vero. Ho fatto una selezione. Come mai è stato con te? Come mai è stato con te? Come mai si è messa con te? Allora, perché devo stare a cercarmi il trans? Cioè, a tua moglie cosa piace di me? Un'emozione strana. Vivrò la mia vita coniugale, me la scelgo con attenzione. Ho fatto, diciamo, degli errori. Se tua moglie ti tradisse, cosa faresti? Scusami? Se tua moglie ti tradisse, cosa faresti? La lasceresti subito? Ma no, adesso ho capito che non ci si lascia. Il matrimonio, quando ci sono i figli di mezzo, non ci si, non ci si deve lasciare. Qualcosa deve essere stabile. Deve essere eterno. Perché ci sono le persone diverse. Beh, non per legge, però. Scolpito non per legge. Sopportare anche la fatica delle difficoltà che ci sono sempre. Non sì, vi ma separate mai. Traditevi, ma non vi separate. Tu dici. Traditevi pure, ma non vi separate, giusto? Io penso, non traditevi. Però se uno pensa succede, se succede, non vi separate. Che si può gestire una ma non faremo mica una legge su fermi questa roba. Fermi tutti, fermi. Fermi che torniamo con Mario. Vota di Nolfi, vota di Nolfi, vota di Nolfi, vota di Nolfi. Con noi l'antibonino per eccellenza, caro Parenzo. L'antibonino, il tuo nemico per antonomasia. Purtroppo. Tu che sei orientato, diciamo così, perché non si potrebbe dire, lo sai, no? Io che sono orientato verso su posizioni radicali. Parenzo, ma voglio distinguere. Il collegio senatoriale di Roma vota di Nolfi, si sente. Ma per carità, adesso no, non si può dire per carità di Dio, ma non si può dire per carità di Dio, però si può dire. Ma è perché la cosa bestiale e incredibile dell'amico Adinolfi è che lui vuole trasformare i peccati in reati. No, una cosa incredibile. L'adulterio, cioè, l'adulterio perché è peccato, no, ma
scusa, ma il divorzio, l'aborto, vabbè, tu su alcune cose quelli che ritieni, no, quelli che prima ritieni dei peccati, li vuoi trasformare in reati. C'è stata una stagione, ma scusami, in cui ma io non rompo le palle, io una stagione forse scusa migliore. Allora, ragazzi, domande finali, domande finali. Essere gay oggi è un privilegio? Secondo te? Cioè, sì, sei privilegiato. Hobby. Cioè, se sei gay, sei privilegiato oggi. Appartiene al hobby. Essere una ragazzina che pesa 100 kg a scuola è fonte di discriminazione, essere la capetta dell'arcidestica può essere una cosa. Ma di ci sono un passepartout, sono suicidati per questo, no, per le umiliazioni. Non c'è proprio confronto, guarda, non c'è il dolore che può provare una ragazza, ecco, che pesa 100 kg e viene marginalizzata dai 15 anni in su per tutta la vita. Senti, hai scoperto chi è stato a Sky quello che ti ha dato dell'obeso, ciccione, no, non ci interessa, me lo danno ogni minuto che vivo nella mia vita, non è che è una cosa che scopro perché me lo dicono un tecnico di Sky, cioè, in onda. Quando hai magnato la più grande magnata in vita tua che ti sei fatto, com'è stata? La più grande magnata. Sono record storici, ma quando ero giovane, ormai è passato quel tempo, insomma, per cui... Record storici che ma non dice. È un peccato capitale essere golosi. È vero, ma infatti, come sai, io non mi atteggio a santo, non è che io chiedo la canonizzazione, faccio delle modeste proposte. Ma quando è che ti sei fatto schifo? Accogliere o no, bravo. Quando ti sei fatto schifo, proposte. Mario? E tra queste non c'è la mia canonizzazione, né c'è la dieta di Stato, diciamo. Cioè, non c'è la dieta di Stato neanche. Non credo che sia necessario essere magri come l'amico Parenzo, insomma. Fieramente grassi, dai, fieramente grassi. Fieramente il tuo record storico qual è stato, diciamo, di mangiata? Un record storico che hai, che ne so, ti sei mangiato qua mezzo chilo di pasta, un chilo di pasta. Mezzo chilo di pasta ovviamente è stato un ordinario. Io ricordo c'era una bella gara al bar Linari di Testaccio dove io e Giuliano Ferrara purtroppo gravitavamo e c'era una sorta di gara di cornetti perché io riuscivo a mangiarmi tipo 8-10 a colazione. E lui aveva avuto ormai un cedimento degli ultimi anni in cui lo incrociavo lì, ormai va a fare il parigino, e l'invecchiamento l'aveva portato a non mangiarne più e ne soffriva molto di questa cosa. Quindi c'era questo incontro quasi padre figlio, insomma, per cui soffriva molto il fatto che io continuassi a farmi quelle scorpacciate. Ma cosa vuol dire che si mangia mezzo chilo di pasta? Come mezzo ordinario, chilo? È ordinario, mezzo chilo. Ordinario. Succedeva sicuramente ai tempi belli quando eravamo giovani e forti. Ma con la matriciana, cioè, proprio anche condita o almeno scondita? Ovviamente non in bianco, farsi 500 grammi che legame c'è? In bianco, una sorta di tortura direi. Che legame c'è tra sé, tra omosessualità e pedofilia secondo te? Ma insomma sono due cose diverse in tutta evidenza. Mi accorgo molto spesso, perché ho visto le vicende dentro la chiesa, per cui vengono accusati i sacerdoti, ovviamente l'ho seguito da vicino perché è uno dei mali peggiori della chiesa, e condannati, l'ha sottolineato più volte, che nell'81% dei casi, mi pare c'è uno studio proprio fatto, sono rapporti con maschi, con giovanissimi maschi, e quindi forse in quel caso più di problema di pedofilia bisognerebbe chiamare il problema di omosessualità, tant'è che Papa Francesco e Papa Benedetto hanno emanato una bolla, non bisogna fare sacerdoti se hanno la pedofilia è un crimine, l'omosessualità no, che cosa c'entra le due cose? Cioè, non tu, sono, dici, non tu dici che un omosessuale è più portato ad essere pedofilo di un eterosessuale? Io dico, nell'esperienza, ripeto, fatta studiando i casi di pedofilia nella chiesa, ma lascia perdere la chiesa in generale, avevano delle tendenze ad andare prevalentemente nell'81% dei casi con maschi. Dunque? Questo nella mia idea fa immaginare che il problema sia di un qualche link che esiste tra pedofilia ma ti sbagli, però. Nessun link. Non è un programma scientifico. In quel caso specifico che ho visto, perché ho studiato, cioè il problema è più l'omosessualità della pedofilia. Cioè, il problema nella chiesa, il problema sia più l'omosessualità che la pedofilia, sì, questo lo penso. E dunque è un problema l'omosessualità in questo caso, un disturbo. Nella chiesa non lo dico io che è un problema, no, ma è un disturbo. I papi hanno detto di non ordinare sacerdoti quelli che hanno tendenze omosessuali. Diciamo la verità. Benedetto XVI, che secondo te è un disturbo l'omosessualità? Secondo me non bisogna ordinare i sacerdoti. No, ma lascia perdere la chiesa, in generale è un disturbo. No, non penso che sarà un orientamento, è quello che vuoi. Penso che in alcuni contesti è assolutamente pericoloso. Tra questi contesti, quello ecclesiale. Ciao, a presto, ciao.